capelli rossi va, voleva come una rondine. Non sono più bambina, ma mi coccolo in una cullata wow. Il rosso qui non è laghi, in mezzo ad un clima boss fa. Che critico ciò che mi va. Ho lasciato il cuore qui, un occhio alla mia metà. tu Luna mi guarda e mi fa, che è il momento di iniziare. Benvenuti su Twitch. La, la, la. Thank <sus> you. Fe, fe. Una mano Eccoci. Eccoci per davvero stavolta. <ride> sì, sì, audio, audio, non vi preoccupate. Audio CS20, perdonatemi, eh, uh, io di solito mi destreggio con, con due mani, ma qua non, non, non posso. Prima di tutto, come state? Spero tutto bene. Dov'è il mio naso? E che cavolo ne so! Io ho abbassato. <ride> Va meglio? Molto meglio, va meglio. Che ne so, e ce l'ho qua la ring light, ragazzi. Ciao, come va? Infatti, è eh, Biart. Buonasera. Allora, uh, noi siamo già in collegamento con Talking to My Body, ovvero uh, Sara Busi. Che io andrei a smutare anche un attimo, solo che la, uh, una mano è difficile. Eccoci qua, Sara. No, non, non, non ti si sente. È, è la stessa cosa perché pure prima abbiamo avuto qualche problemino. Uh, mi, sei mancata da parecchio. Non lo fare mai più. Oddio, grazie. Sara, prova a parlare. No, eh, aspetta, ma l'ho tolto il silenzio? Sì, sì, l'ho tolto, tolto. Sì, che l'ho tolto. Eccoti. Ho sentito un sussulto, ecco, parla, parla. Mi ecco sentite? Ciao Sara! Ok, perfetto. Buonasera, Ciao. buonasera, come stai? Buonasera, tutto bene, grazie tu? Tutto a posto, insomma, tutto bene. Eh, Sara, io tu ti avevo detto già in privato: no? Da tanto tempo avrei voluto uh, ospitarti sul mio canale, ma io sono una stupidotta perché non mi sentivo all'altezza di invitarti, visto la vista la profonda stima che nutro nei tuoi confronti già dal primo incontro, che ovviamente saprai è avvenuto tramite Frida e uh, sì. quindi poi eh, subito mi sono tipo innamorata, ho detto ah devo seguire, devo fare <ride> e, e quindi uh, non lo so perché cercavo sempre di dire sì adesso la invito però non mi sento molto all'altezza di, di poter affrontare un discorso con lei, invece eccoti qua e invece no, invece assolutamente <ride> certo che lo sei, a parte che vabbè non è che stiamo affrontando temi chissà quale aulici però Insomma, Beh. secondo me penso proprio che tu ne sia. Aulici, no, testa. ma importanti. E uh, soprattutto nell'ultimo periodo tu non lo sai, ma mi sei stata molto d'aiuto. Tanto d'aiuto. Eh, quindi, diciamo una fan silenziosa, però <ride> comunque, davvero <ride> grazie per tutto quello che fai. Allora, facciamo così. Presentati chi è Sara Busi e uh, chi è invece Cos'è Talking to My Body? Ok, allora Sara Busi è una ragazza normalissima di 27 anni, vive a Milano. Anche se sono nata a Bari, eh, anche se vabbè, in realtà ho vissuto lì 4 anni, quindi diciamo che sono, non sono proprio una Real del Sud, però mi ci sento insomma. Non... Ah, Beh. Così. Eh, non so se vi interessa che lavoro faccio. Vabbè, Vabbè. Faccio lavoro per un'agenzia di comunicazione nella parte creativa quindi mm. è tutto molto, molto bello. È un lavoro che mi piace parecchio. Beh, parte creativa poi tattico... tu lo sai abbastanza, no? Sì, è vero. Sì, sì, questo, questo è vero. Sono abbastanza creativa e molto poco logica invece, sono una. <ride> Tipo una capra in matematica, queste cose qua zero. Invece, tante cose creative, super. Beh, eh. beh, grazie, a Dren, per il ride. Grazie mille. E, uh, invece, Talking to My Body, bellissimo nickname, eh, tra l'altro. Bello. Grazie, grazie davvero. Eh, Talking to My Body è il mio diario di bordo, eh, sia su Instagram che su TikTok. TikTok mm. è più recente. TikTok, in realtà, è una. Pazziare quarantena 1. <ride> adesso vediamo la quarantena 2 cosa ci inventiamo. Beh. Solo che poi l'ho trovato divertente, quindi anche su TikTok faccio un po' la stupida, faccio finta di essere una generazione Z, invece sono una boomer. <ride> no, vabbè. E... Quasi, dai, insomma. Invece su Instagram eh, racconto veramente. Ehm... Più cose su di me, sul mio percorso, anche perché Instagram censura molto meno. Invece su TikTok um, mm. vengo censurata tantissimo, cioè ho tantissimi video rimossi. Tipo, per esempio? Che, perché io uso reggiseni mm. uh, che sono bralette, quindi non sì. hanno né il ferretto né mh, la coppa. Certo, e sì. quindi se ho la maglietta sopra e, e fa freddo si vede il capezzolo, non penso che ci sia nulla di che. No. E se faccio un video dove mi si intravede un capezzolo, ma il focus ovviamente non è sul mio seno, però uh, si vede, TikTok me lo toglie, assolutamente. E magari ah. sto trattando di una cosa importante, però a TikTok non piacciono i capezzoli, quindi figurati se Vabbè. potessi mai pubblicare le cose che pubblico su YouTube. Io, io su TikTok, su TikTok ho cioè... visto di peggio, cioè molto di peggio, io, ma pure Anch'io penso che TikTok mi odi, probabilmente. No. Eh, vabbè però mi censura le cose boh. Eh, L'altra volta mi ha censurato un video TikTok che diceva che stavo promuovendo tipo lo spaccio di droga. Io in che senso? Ma, Cosa ma... ho fatto? Eh, Forse ho vinto, almeno quello. <ride> però... <ride> ma che video era? Perché per, cioè, Era per un questo? video dove raccontavo che eh, mi avevano fissato l'operazione per togliere la pelle in eccesso nella pancia. Mm. E me l'hanno rimosso per, per spaccio di droga. Io dico, ma in che senso? Ma infatti non c'è nessuna no. connessione logica, cioè. Eh... No, no, infatti è un po' strano TikTok. Infatti, prediligo di Instagram perché sono proprio super libera di almeno per adesso non mi hanno ancora censurato niente, però mi sento super libera di esprimermi come voglio, ecco. Sì, 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 ma infatti uh, si nota quindi ti trovi più attuaggio su Instagram, c'è meno censura. Sì. E, vabbè, adesso eh, ci stanno sì. tipo i Reels, no? Uh, tipo sui stile. Tipo... Esatto esatto. Sì. Infatti li sto usando molto. Sono... È un bello strumento. Diciamo che la tua colonna portante a livello comunicativo è Instagram. E lì, sì. infatti, hai iniziato, diciamo, a raccontare il tuo percorso per davvero. Io mi ricordo dalla prima fotografia. Ovviamente non ti seguivo quando l'avevi la, la tipo postata, però comunque poi ho recuperato tutto. E, e lì veramente è un diario di bordo: cioè proprio il racconto esatto. di quello che sei ora, di quello che eri, ma che fondamentalmente sei sempre stata. Eh. Cosa cambia? Cambia la forma, cambia la forma, ma in realtà cambia anche, anche lo stato psicologico mm. perché comunque, da quando ho cominciato, ho sempre seguito il mio percorso con la mia psicologa. E quindi anche quello si è modificato, ecco, si è modificato. Non sono la stessa persona sicuramente. Raccontiamo un po' alle persone, tu che percorso hai dovuto uh, affrontare? Cioè, nel senso, uh, dici un po' di te, di questo, okay, di questo eh... percorso. Allora, io fra il 28 novembre eh, farò un anno dal mio, eh, dalla mia operazione di bypass gastrico. Mm. Per chi non lo sapesse, il, by il bypass gastrico fa parte della medicina eh, bariatrica eh, e quindi sono andati a intervenire sul mio stomaco rim rimuovendone una parte. Eh, prima pesavo 133 kg, ad oggi ne ho persi 60 e sono ritornata nel mio normo peso, sono molto contenta. È un'operazione molto impegnativa mm. eh, che sto però, penso, portando eh, al, al te termine, non terminerà mai in realtà, però insomma che sto eh, facendo del mio meglio per, per avere successo in, in quello che ho fatto. Per, per affrontare e... un'operazione del genere, tu che cosa hai dovuto eh, svolgere a livello clinico, psicologico, come dieta? Eh... Ok, allora, eh, prima di tutto, prima di cominciare qualsiasi cosa con i medici, eccetera, io avevo già un percorso psicoterapeutico, quindi mm -hmm. ero già seguita eh, dalla mia psicologa perché io soffrivo e soffro, diciamo così, per magari ne parliamo meglio, di disturbi alimentari. Mm. Eh, ovviamente non ti operano se soffri di disturbi alimentari, però ci arriviamo. Sì, eh, ho, ho fatto la prima visita con il mio medico di base che ti fa le varie prescrizioni e poi ho visto il team eh, di, dei medici di chirurgia bariatrica. Insomma, eh, fai un primo incontro e poi ti viene fissato l'incontro con la psicologa, la nutrizionista e poi a chiudere con l'altro chirurgo che fa parte del team. Se la nutrizionista e la psicologa non ti danno l'ok, okay, tu questa operazione non la puoi fare, okay. eh, viene proprio fatta una valutazione psicologica, e, anche a livello nutrizionale. Va, fai anche vari esami, eh, io da lì ho scoperto anche di avere delle ulcere ad esempio che ho curato assolutamente prima di essere operata e, e niente poi sono stata operata, non, la psicologa mi ha dato l'ok okay perché ero già seguita da parecchi mesi dalla mia di psicologa sì. e, e quindi questo è stato fondamentale e, e poi prima di ho aspettato... 9 mesi se non erro prima di operarmi ah. e sì perché è molto lunga la lista veramente molto e, quando e te l'hanno eh, comunicato quando te l'hanno operata ah, dimmi, scusa dicevo quando te l'hanno comunicato tu che hai provato come emozione paura gioia ti ricordi eh, quelle sensazioni è una, una cosa divertente perché io dovevo essere operata a ottobre in realtà mm. E quindi già ero un po' in ansia, poi sono una caga sotto, incredibile, <ride> e, però volevo farlo assolutamente. E poi, tipo, qualche giorno prima, dal giorno dell'operazione, mi hanno chiamato per dirmi che l'avrebbero spostata. Io ero nera, ero nera. Ah. Ero al telefono con mia mamma. Mia mamma, per mia mamma, se tu dici cazzo, per lei, tu, lei dice smettila di bestemmiare per farti okay. capire il livello di mia mamma. Io mi sono, sono estrapolata dal mio corpo, dall'arrabbiatura, Al telefono con mia mamma gli ho tirato un porcone e dall'altra parte ho sentito si un silenzio incredibile: e ho detto, cacchio. No. L'ho detto davanti a mia madre, ma ero veramente arrabbiatissima. Però, vabbè, insomma, un mese non ha fatto la differenza: abbiamo aspettato e. Non so se si può dire porcone, penso si possa sì, dire. Sì, penso. sì, penso. Sì, okay, sì, meno male. Sì, si può eh, dire non sono proprio una principessa, ve lo dico. A me piace mangiare per terra con la pizza unta. Va bene, va bene, così, va bene così, va bene così, però bene. Idem anche io, eh, cioè non è che... Eh, molto bene. Eh, quindi... <ride> eh, infatti poi adesso mi hai ricordato pure tua mamma, no, che era presente nella serie, se così possiamo sì. chiamarla, di Frida, e anche lì, sì. no, mi dava molto da riflettere, stavate tipo discutendo sulla questione salute e aspetto estetico, mentre eravate a tavola stavate preparando da cucinare, mi ricordo tipo l'ultima cena... Era una puntata. Sì, esatto. esatto, Perché praticamente quel giorno io ho avuto eh, il, il pre-ricovero che mi hanno fatto un mesetto e mezzo prima, sì. dove io poi avuto la dieta da seguire prima dell'intervento. Sì. Quindi era l'ultima volta che potevo mangiare la pizza. Perché poi avevo il mese di dieta assolutamente da fare. Poi, tutta cioè l'operazione e poi tutto il recupero. Quindi era effettivamente eh. la mia ultima pizza. E uh, infatti poi dopo l'operazione, vabbè, uh, ti sei operata, sei uscita dalla sala operatoria e lì <ride> hai sbattuto il muso contro la realtà, diciamo. Com'è stato il decorso post-operatorio a livello fisico, oltre che psicologico? Allora... Subito ehm... dopo, dico. Subito dopo, eh, io, vabbè, a parte che ti, ti addormentano, quindi sei molto rintronata... Eh, non ti posso negare che non faceva male io ho aperto gli oh. occhi e ho detto mica che male cioè faceva eh. male comunque ti sei operata penso che anche se ti operi al dito apri gli occhi ti fa male no? Ehi, c'è eh, un'operazione ehm... al braccio io ho appena fatto quindi eh, appunto, appunto, solo che io ero appunto, sveglia quindi... sentivo tutto quindi <ride> Mamma mia, non sai so come hai fatto? Io avrei pianto, ma fatta, infatti, ho pianto per quattro ore, lascia ecco. stare panico totale. Quindi, sì, ti, ti, ti risvegli. Il dolore lo senti. Però ci sta. No, immagino, quella spinta di dire Ok. Il primo scoglio è, è passato adesso esatto. è, mica è finita lì. Perché poi chiunque ci sono ancora persone che pensano che subito dopo l'operazione è finita lì, basta. invece no, <ride> assolutamente. Eh, no Esatto, poi sono stata quattro giorni in ospedale al posto di tre perché avevo la febbre mm. e mi hanno tenuto un giorno in più. Non ti immagino, guarda, ho fatto una, una lagna, mi sono messa a piangere come ho mini di quattro anni <ride> eh, perché non volevo rimanere un giorno in più in ospedale, però vabbè, ci sono rimasta. Beh. E poi, eh, diciamo che la prima cosa che, a cui non avevo assolutamente pensato è stato che il trasporto dall'ospedale a casa. È stato molto faticoso perché mm. ogni buca, ogni dislivello, mi dovevo assolutamente tenere la pancia perché mi faceva malissimo. Madonna mia, sì. Ma questa è una, una cosa a cui non avevo riflettuto, ad esempio. Ok, ok. E um, per il resto, invece, per quanto riguarda invece la dieta, immagino semiliquida, liquida, liquida. Subito allora, inizialmente bevevo e basta, quindi, tipo obrodini. <coughs> O brodini o tè, ad esempio, mm -hmm. e dentro dovevo mettere le proteine in polvere. Questo per, uh, se non erro, la, i primi cinque giorni dopo uh, l'operazione. E poi, mano a mano, ho rientrodotto um, eh, i frullati, quindi tipo omogenizzati, queste cose qua. Poi, uh, forse questo è durato due mesi, ho un pochino le idee confuse perché è andato tutto velocissimo in realtà. Quindi sì, poi ho riintrodotto la pastina e poi piano piano la prima cosa solida che ho mangiato, infatti c'è ancora la foto sul mio profilo, è stato un panino. Sì. <coughs> ed era una, era una fetta di pane sola, piegata in due, con dentro tipo una fetta di prosciutto e per mangiarlo ci avrò messo tipo 40 minuti perché non era la Eeeh. prima volta, quindi dovevo masticare bene eccetera, però sono riuscita a mangiarlo, non sono stata male, quindi... Quindi poi piano Bene. piano era riintegrato, diciamo, esatto. un'alimentazione più solida rispetto sì, a prima. Sì, 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 dopo, dopo due mesetti ho, ho fatto alimentazione solida perché fai conto che io a gennaio 2000, 2020 sono andata a Londra e ancora mangiavo, mangiavo la pastina, mangiavo un po' mh, cose frullatine così. Sì. E, e poi verso febbraio ho cominciato a rientrodurre tutto, anzi, la nutrizionista mi guarda e mi fa: perché io ancora mangiavo super ligia, no? Come avevano detto loro. E lei mi fa: vabbè, quando hai voglia, un frettino te lo puoi fare. Ah. Oh, Ma Dio, in che senso! Oh. Fantastico! Un e frittino. E allora andiamo a Napoli. <ride> no, tu devi esatto, immaginare esatto, che esatto, Napoli. Che abita a Milano, no. non mangiati il frittino, sì. ma dove va bene? <ride> no, vabbè, quando. Io immagino che adesso potrai mangiare, no? Quindi quello che. Non sì, dico ti pare, sì, però, comunque sì. seguire una dieta rieducativa, alimentare, ma comunque sempre per un posto operatorio, insomma, per un mantenimento. Sì, sì, adesso sono in fase di mantenimento, e, però devo dirti, cioè, alla fine ho proprio rimparato a mangiare. Ecco, Quindi, questa è. Eh. Eh, io, ad esempio, mi rendo conto, tipo, ti faccio un esempio super pratico. Oggi a pranzo ho mangiato il risotto, ok? Mm. E ne ho mangiato, io ne mangio un messo, lo poi sono anche fin troppo piena, però poi mi rendo conto. <coughs> Alle, verso il pomeriggio, che ho bisogno proprio di proteine. E quindi per me, aver mangiato solo il risotto è stato un pranzo, un pranzo sbilanciato: quindi io dovrei mangiare proteine, un po' di verdura, un po' di carboidrati perché sono quelle che mi tengono su. Insomma, sì. capito? Quindi diciamo che è proprio una cosa diversa. Diciamo che eh, davvero proprio questo percorso ti insegna anche un'educazione alimentare che molto spesso comunque viene. Tralasciata o, i, mm, o per eccessi o per difetti, insomma, tipo chi stramangia e non si accorge che non è, è, è quello che il corpo richiede, o quando il corpo lo richiede, evitare di mangiare, più o meno, uh, quindi io, io ho affrontato anni fa un percorso di uh, rieducazione alimentare, una dieta rieducativa alimentare, da lì. O sono uscita da quelli che erano i miei problemi di disturbi alimentari e, ed è stato un bel percorso devo dire la verità mm -hmm. ora la nutrizionista l'ho dovuta richiamare ma vabbè da un mese a questa parte ho detto c'è un problema uh, detto questo l'importante è eh. che hai capito che c'era un campanello d'allarme sì, sì 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 rispetto un... ad anni eh. fa che lo negavo a me stessa ora ne sono cosciente e consapevole quindi Almeno su questo <ride> inquadro la situazione e poi ci vado ad agire. Quando tu non hai la percezione di uh, quello che ti sta accadendo eh, è pure difficile trovare una soluzione perché è come se non stesse capitando niente in testa tua, il fisico intanto subisce e eh, quindi è molto diversa la situazione di ora rispetto all'epoca. Tu a proposito certo. di, di CA, no? di disturbi del comportamento alimentare, prima hai detto ne soffro, però magari ne parlo dopo. Uh, in che senso? Cioè, mh, spiegaci meglio. Allora, nel senso che... Se ti va, eh, eh? sicuramente... Sì, sì, certo, no, non è un problema. Uh, nel senso che mh, sicuramente non ne soffro come prima, perché ho imparato appunto grazie al percorso psicologico che faccio. A controllare e a sfogarmi su altro mm. però uh, ovviamente la vita non è sempre piatta e ci sono alti e bassi e quindi quando ci sono dei, delle situazioni uh, che mi rendono particolarmente uh, triste o sono pesanti da sopportare ho dei campanelli d'allarme uh, che mi fanno andare di nuovo verso quella strada a volte riesco a fermarmi Altre non mi fermo, però non vado a finire di nuovo lì, okay. nel senso che eh, è come dire quando tu fumi e smetti di fumare, no? Te lo metti in bocca ma non l'accendi la sigaretta. Sì. Per me è eh, magari faccio il gesto, però non, non vado a fare binge eating come prima uh, o ad esempio... Oltre a questo ho sofferto anche di, di bulimia per un certo periodo mm. quindi per me il contare le calorie è un po' una malattia. A volte mi rendo conto che quando sono particolarmente stressata, non guardo il cibo ma guardo calorie. Quindi dico cazzo, se, se mangio questo, sono tot calorie. Cioè, e, e capisco che sto controllando un po' troppo la situazione, quindi vuol dire che c'è qualcosa che mi stressa particolarmente. Certo, certo, certo. Oh, oh, quindi, comunque, uh, sei riuscita. A, diciamo risolvere parte della tua mancata del tuo mancato controllo rispetto all'epoca ora come ora riesci comunque a capire che c'è un problema o quando stai affrontando una situazione di stress eh, quantomeno come detto prima sfogarmi in altro e tipo per esempio che altro cosa fai esatto quando no. cosa faccio eh, sì. eh... Allora, o mi fumo una sigaretta, ad esempio, okay. esco, esco di casa, eh, vado a fare shopping, eh, ne parlo con la mia ragazza, sì. eh, piango, mm. eh, o affronto la situazione, cerco comunque di allontanarmi da quello che per me può essere eh, la valvola di sfogo, ovvero la cucina. Sì. Quindi cerco, diciamo, di tirarmi su... Eh, o comunque io sono una persona che riflette tanto, che da una parte è una grande rottura di scatole, dall'altra però mi fa rimuginare e quindi, eh, come dire, penso tanto. Sì. E quindi magari mi blocco, analizzo il motivo del perché mi è venuta voglia di fare questa determinata cosa e quindi ci penso un po' di più. Invece prima era occhi all'indietro, vedevo bianco e ingerivo queste ok ma proprio capito. senza pensarci due volte capito, capito e il tuo invece è a Prodo sui social No, qua quando mm. tu hai deciso hai detto a te stessa io la mia storia la voglio raccontare voglio uh, condividerla con altre persone quando è successo, quando hai avuto consapevolezza di tutto questo la volontà di farlo, se avevi paura dei rischi, soprattutto poi lì dove voglio andare a parare è eh, una cosa che vedo spesso, magari sui tuoi social, sono i commenti di quelle persone che dicono "Eh beh, però comunque è troppo semplice dimagrire così dopo un'operazione, quando poi c'è tutto un excursus che non prendono in considerazione, eh, eh, oppure sì, ma ti credi credi che sei dimagrita, però in realtà è così", così vedo spesso che tu pubblichi questi commenti e un po' li beffeggi, come giusto che sia. Sì. Uh, ah, poi a me in realtà queste cose mi, mi piace perché le prendo come la sfida. Vediamo quanto ti posso rispondere: che ti dà fastidio. Perché esatto. poi a me piace dar fastidio le persone che mi danno fastidio, <ride> cioè, io non rispondo. Cioè, se tu mi rispondi, cioè tu mi scrivi cattivo, io non ti rispondo arrabbiata, io devo cercare il modo per darti fastidio. Ancora quindi di sono più. più. master. Sì, sì. <ride> no, eh. E mh, Quindi, come hai iniziato? Quando hai detto io voglio condividere tutto questo, Pure per esempio, magari dare l'assenso alla partecipazione a quel progetto con Frida? Eh, tutto questo percorso dal punto di vista social però se ti faceva paura se invece ti entusiasmava allora il, eh, la pagina l'ho creata a pari passo con il documentario che ho girato con mm. Frida quindi è stata una cosa un po' tutta insieme anche perché le domande che mi faceva l'autrice erano molto intime quindi ho cominciato a pensare tanto ovviamente voi di eh, quello che c'è su youtube sono cos'è dieci minuti noi abbiamo girato per giorni interi quindi cioè, vi lascio immaginare quello che è uscito della, della mia storia no? sì e, e quindi ho pensato tanto e, e, e di conseguenza è cresciuto anche il profilo eh, cioè è cresciuto è nato eh, in realtà io quando postavo e scrivevo l'ho fatto con tantissima l'ho fatto e lo faccio perché non imparo dai miei errori eh, <ride> lo faccio con molta leggerezza d'animo cioè senza pensare che una persona potrebbe sentirsi attaccato dalle mie parole, perché io in realtà non lo dico attaccando nessuno, cioè sì. io ti sto raccontando la mia storia, poi se te dà fastidio, cambia pagina, esatto. è cioè, così grande Instagram, perché devi esatto. stare qua, vabbè gente infelice, comunque. E, quindi in realtà lo faccio sempre con molta leggerezza e poi quando ricevo alcuni commenti, devo dire che in realtà ci rimango male, perché non avevo, non avevo assolutamente pensato a... Questo plot twist che poteva crearsi, capito? Mm. E niente, però non imparo dei miei errori. Quindi devo cominciare a. Cioè, no, in realtà non comincerò mai a ponderare perché sono una persona che proprio nella vita in generale, va... io vado a braccio, non ho un copione, in generale è proprio quello che faccio, nel bene e nel male, però sono fatta così, mi accetto <ride> e va benissimo. E <ride> e, e quindi andrà, andrà così anche la mia pagina Instagram, però vuol dire che rimarrò sorpresa ogni volta delle persone di come possono interpretare le mie parole in maniera tutta lontana. C'è stata un'occasione in cui ti sei realmente pentita di aver pubblicato un contenuto oppure che non è stato totalmente compreso, e poi in seguito sei stata male? Uh... Non lo so, in seguito a dei commenti oppure fraintendimenti che ci, ci sono stati. Allora, eh, che mi sono pentita e che io ho cancellato eh, sono, è stato un mio sfogo, che se non erro, ho avuto con una, una ragazza che eh, non mi seguiva. E che ogni volta che pubblicavo qualcosa Trovava qualcosa Distorto in quello che avevo scritto Oddio ma forse Questa cosa l'ho seguita Cavolo sì lo, mi sembra di averla seguita Perché tu l'avevi menzionata eh. se non sbaglio no? Che no, dicesti no, tipo No io mai no? Io non l'ho menzionata Allora mai, sto eh. confondendo con qualcun altro Che ehm, tipo Aveva poi riportato questo utente Diceva ma tu scrivi sempre le stesse cose Cioè mi vieni sempre a dire le stesse cose Forse una questo situazione sì, anamica cioè, mi aveva veramente rotto perché questa ragazza non mi seguiva, quindi vuol dire che lei veniva puntualmente sul mio profilo per vedere se c'era qualcosa di nuovo. Madonna, e io dico, ma una vita no, cioè nel senso. E, e, e ogni volta commentava, ma cioè in modo cattivo, tant'è che io una volta non mi ricordo perché me, mi aveva veramente stancata. E ho fatto delle storie, non le avevo menzionate, avevo messo però i, i suoi commenti che allora ogni volta sì, erano tanti. Allora eri, tu. Allora eri sì, tu. Sì, ero, sì, eri ero tu. io. E lei poi però mi ha scritto in privato, perché io, poi io sono una persona che si innervosisce con le lacrime. Cioè mm. io se sono nervosa piango, ma questo non vuol dire che sono triste o addolorata, no, vuol dire che ti vorrei spaccare la faccia, <ride> ma non posso e quindi piango. E... <ride> e quindi ero stata molto emozionale in queste storie e lei a quanto pare gli si era sciolto il cuore e mi aveva mm -hmm. scritto un messaggio privato a cui io non ho mai risposto però mi ha dato fastidio aver dato così tanta importanza e quindi ho eliminato le storie questo mm. ad esempio è una, una che mi sono pentita eh, invece quello che non avevo immaginato tanta rabbia che potesse suscitare è eh, il mio post e il mio video sul team privilege Ah. Quello non me lo immaginavo. Cioè, sinceramente, eh, cosa raccontavi, il video era molto più di sfida. Co cosa raccontavi e perché è stato frainteso? Ah. Sì, hai ragione. Allora, il team privilege eh, non è una parola che mi sono inventata io. Esistono studi, studi, articoli, articoli. Significa eh, basicamente il privilegio dei magri. Ok? Sì. Per magro non si intende una persona sotto peso. Per magro si intende una persona con un corpo che rientra nel normopeso, quindi normale. Ehm, io, essendo aspetta, passata da Aspetta, aspetta, attimo... io, io ho fatto in live tipo virgolette normale. Anche perché esiste sì, una bene. fazione di, um, uh, di persone che sostengono la body positivity Che uh, ritengono discriminatorio addirittura il termine scientifico normopeso Quindi io queste cose le voglio ribadire sempre perché, Ma non perché sbaglio, io mi ritrovo in quello che dici tu eh. Voglio invece mettere l'altra parte estrema della body positivity Quindi se una persona menziona il termine normopeso Stai discriminando. <ride> uh, tu sapevi questa cosa? È, è per questo che prima che ti ho detto body positive, eh, okay. no? Veramente c'è. Cioè, Vabbè, eh, lo raccontiamo. Eh, no. Io volevo mettere come titolo uh, da Frida alla body positive, e lei ha detto: Guarda, in realtà mh, mh, ci sono delle derive. Mh, meglio self-flow? E ho detto: Forse è meglio sì, proprio perché no? Uh, perché a me anche quando mi dicono Eh, tu fai body positive, no. No, allora, per diversi motivi. Uno, non ho studiato l'argomento: cioè, se io so qualcosa del body positive è perché ho letto qualche articolo, qualche post, eccetera, eccetera. Quindi io non mi reputo una persona che può affrontare veramente un eh, argomento del genere. Okay. Perché io in realtà sul mio profilo parlo di me e della mia esperienza col mio corpo, non di quella universale. Quindi sì, sì, no. non, non, non voglio dire body positive, per questo dico self-love, perché quello che faccio con me l'amore per me stessa. Bravo. E poi perché sinceramente questo movimento sta diventando pesante, sta diventando veramente un, uno scherzo della natura, quindi mm. vorrei proprio dissociarmi il più possibile. Eh, vero, per essere vero. sincera. In realtà io penso che di base, per come uh, nella maniera più leggera possibile, la body positive è qualcosa che comunque potrebbe eventualmente far riflettere, aiutare delle persone. Non riesco più a concepire la body positivity quando uh, diventa dogmatica, uh, troppo okay. tecnica um, okay. e si fanno delle differenze all'interno della body positive, all'interno comunque di quelle persone che sono uh, schematizzate con sovrappeso, uh, obese o, o extra obese, quindi ognuno di loro gode uh, sempre meno di non gode. <ride> Cioè, gode sempre meno di privilegi che vengono negati dalla società. Cioè, per me è molto più come, libero come concetto, eh, un po' più leggero. Se dobbiamo andare a finire poi in tecnicismi e dogmatismi, eh, come dico io, a volte diventa dottrinale, eh, non ci riesco, insomma. Uh, quindi no, non mi ci rivedo, non mi seguire le regole. Eh, quindi non quando mi, ci qualcuno mi dice "si deve fare così, così, così", io faccio il contrario. Cioè, piuttosto che andarti in culo, devo fare, cioè, non sono una Ed è, pe ed è per questa affinità che io invece ho ritrovato in te quello che io reputo body positivity, capisci perché dicevo body positivity è è molto sì. affine eh, come tu parli di te stessa, ma comunque in maniera molto più ampia di queste tematiche. Eh, rispetto a tante altre pagine che parlano di body positivity, entro la quale io non mi ci ritrovo, anzi me ne discosto totalmente. Sì, Quindi... sono d'accordo, sono d'accordo. Anche io ci sono alcune cose che proprio dico no. E allora il punto è che secondo me, essendo io passata da obesità grave a normo peso e senti guarda io le uso queste parole se volete sentirvi offesi, no sono no vai offesi, no. Sono, <ride> testi, sono, sono nomi medici cioè eh, è la verità io sono dentro normo peso adesso cioè esatto eh, io so che eh, cosa si prova da un corpo all'altro eh. ok semplicemente da uno sguardo in un'altra persona eh, quindi, eh, quello che per ritornare al team privilege di prima, sì, no, del post che io ho fatto, io ho parlato della mia esperienza con questo privilegio che, ripeto, mi sono inventata io. Cioè, eh, esiste. cioè esiste, hanno fatto studi, articoli, bla bla bla, persone certo. molto più autorevoli di me, certo. dove raccontavo la mia esperienza. Nel senso che io adesso con questo corpo io ho un team privilege, io ci rientro. Questo mi rende una persona orribile? No. Eh, cioè, eh, mi devo fustigare? No, però è bello che io me ne renda conto perché tutte le cose che io posso fare adesso non le potevo fare quando pesavo 133 kg. Sì. Questa cosa mi dà fastidio perché eh, questo è un involucro ma chi c'è dentro sono sempre io Vero. e quindi capisci che eh, è frustrante. E cosa frustrante. ti hanno scritto? Vabbè, a parte eh, lasciamo perdere i commenti ignoranti perché quelli, vabbè, eh, è anche inutile che ti ricito. Eh, molte persone si sono divise in due categorie. L'ignorantone, che è quello che, ma che cosa volete voi obesi di merda? Mangiate Mamma meno mia. e vabbè. non rompete il cazzo alle persone che fanno i vestiti, i brand, eccetera, eccetera. Fanno bene a non, a non vestirvi e questa è una fazione. Ha ah, le ragazze sottopeso che si sono sentite eh, attaccate in qualche maniera perché esiste anche comunque il team shaming, ok? Sì. Ma io eh, nel mio post io ho voluto specificare di proposito che rientrare nel team privilege non significa che tu... Allora, come persona non puoi soffrire, non soffrirai nella tua vita. Non si parla di questo. Non si parla che uh, eh, il, il commento grassona e eh, le ossa diamo alle cani. quale fa più male? Non è una gara. No. È semplicemente che in questa società una persona magra come me, in questo momento, normo peso, può fare molte più cose. Ad esempio, ad esempio trovare vestiti a 9 euro. Ragazzi, cioè, andate a comprare vestiti, un jeans normale, non dai cinesi, un jeans con un brand normale costa 50 euro, cavoli, cioè è tanto, io adesso meno. il jeans riesco a pagarlo 10, cioè eh, poi io non sono, mio genitori non è un assis mio padre, quindi ho una famiglia normale e a me questo fa la differenza se Hai devo voglia. viaggiare, io adesso non devo comprare due sedili, ne posso comprare uno io adesso rientro nella bellezza eh, quando ti, bellezza nel senso, aspetta oh, mi sono espressa male, nella bella presenza nella bella presenza eh, in un colloquio, esatto. non è che dici, eh vabbè volevi fare la hostess grazie al cazzo, no per andare anche solo a vendere il pesce ti chiedono la bella presenza, e la bella presenza non significa avere la faccia da Naomi Campbell significa essere magra e Questa è la verità perché la nostra società sei bella se sei magra e, e chi continua a dire non è vero è cieco perché ti posso garantire che io che sono passata da 133 a 73. Vi dico che così, sulla tua invece. pelle hai vissuto situazioni eh, del genere assolutamente. Capisci? A me, chi non c'è passato mi dice non è vero, io ti guardo e ti rido in faccia, ma non perché voglio fare la superiore o, o, o non voglio risponderti, è perché mi fai ridere perché non ti metti in discussione neanche un secondo, è come dire ad esempio un esempio un po' brutto però mi è venuto questo in mente io ho avuto il cancro e ti dico cavoli è veramente dura e tu mi dici che non hai mai avuto il cancro e dici no non è vero e io ti guardo e dico ma scusa ma cosa ne sai cosa idea? ne hai cioè, mai no no no, sì, no, no ma io capisco vai vai capisco perfettamente quello che tu dici purtroppo ahimè ci troviamo ancora a vivere in una società secondo cui il canone estetico uh, di bellezza quello normalizzato è quello della ragazza Normo peso magra, barra magra, e infatti, magari un progetto come il tuo è, serve appunto per scardinare quelli che sono i canoni estetici, dicendo appunto io prima ero così, ora sono in questo modo, ma di questi privilegi di cui godo ora volevo goderne anche in passato. Quindi riflettiamo su questa cosa. Cioè cerchiamo un attimo di, eh, nonostante io sia magari eh, magra al momento. Aiutare un po' le persone a riflettere, eh, meditare sui uh, privilegi che alcune persone magre godono e che non godono di cui non godono persone in sovrappeso, obese, eccetera, eccetera. Cioè, più che altro, il, il senso di quel post era forse scaturire l'effetto contrario, cioè aiutare quelle persone di cui non godono uh, privilegi. Certo, Beh. no, io in realtà Cioè, a me ha un po' stupito Perché io non l'ho messa giù Allora, io ho letto tanti post in generale Ok? Dove praticamente delle persone Parlavano del team privilege Ma spiegandolo Non ehm, raccontandolo sulla loro pelle Spiegando che cos'è il team privilege Ok? Mm. Se io l'avessi fatto in questa maniera Allora ti dico Ok, ci sta che magari non puoi essere d'accordo Ma se io ti... Racconto la mia esperienza personale perché mi devi dar contro? Infatti, cioè, ti sto dicendo una cosa palese. Non ha senso, non ha senso. e, e, e c'è gente veramente che non ha capito. Allora, sinceramente, sotto quel post è uno dei post più commentati che ho. Eh, ha quasi 300 eh, commenti, sono veramente tanti. Io di solito non ne ho così sì. tanti. Eh, alcune persone, veramente, non hanno capito. Il contenuto, cioè, però, eh. è cioè per me è veramente chiaro quello che ho scritto, sì. e ti ripeto: è non frustrante sono... poi eh. quando le persone cioè, vogliono capire dire... soltanto quello che riescono a percepire eh. di un contenuto. Sì. Eh, tu ti prendi la responsabilità delle parole che pronunci, non di quello che capiscono gli altri. Lo puoi spiegare a uno, due, no. dieci, ma anche perché io ti dico la verità. Allora, eh, io nel parlato. Sono una persona che parla molto a ruota libera, quindi potrei fare degli strafalcioni, ok? Ma proprio tranquillamente se lo dico. Sul post io ci rifletto tanto, cioè, quando io scrivo qualcosa l'ho modificato 10.000 volte, quindi l'ho fatto leggere magari anche la Giorgia, cioè. Quindi non è che dici l'ho scritto di getto e l'ho buttato lì, c'è una cosa molto ponderata. E, sì. e quando dico, cavoli, ma come fanno a non capire? Cioè, allora io penso che una persona parte prevenuta, numero uno, e due legge solo e soltanto in maniera soggettiva, quando in quel momento bisognerebbe leggere in maniera oggettiva. Se, e se non ti va, cambia profilo. Cioè, è semplice la cosa. Assolutamente d'accordo con te. E ne parla una persona che veramente ha forse vissuto tutte e tre le fasi di fisicità. Cioè, io ero anni fa, io fino al 2011 ero obesa, cioè io portava 52 ero arrivata pure ai 54 <ride> uh, ah guarda quindi... io sono, sono arrivata quasi alla 60 io. Beh, poi io sono beh. molto alta quindi tu sei molto alta no io, beh, sono a tappetta 1,66 sì. metro e 66 <ride> diciamo e, eh, e, e per quanto riguarda per esempio il costo dei vestiti è vero io per esempio portavo quasi una settima <ride> C'è cioè, proprio una latteria Infatti mi chiamavano billecco Come una, una famosa casa uh, Cioè un caseificio di battipaglia Quindi ok uh, E dovevo ricorrere a, uh, uh, Ai reggiseni della Playtex Che non costano pochissimo uh, e, e stavo pure male Anche perché comunque questa cosa mi limitava Perché mi, ve mi vedevo all'epoca Al liceo già vecchia cioè tipo con questi reggiseni così eh, invidiavo tanto, magari eh, le mie amiche che giocavano sull'intimo, quelle cose là, io dicevo io non posso, eh, <ride> immagino, è frustrante, è frustrante. È frustrante. Poi vabbè, in seguito a, mh, ad una situazione comunque uh, persi 40 kg, arrivai a pesare circa 43-41 in quei giorni, non si era capito molto, ma stavo proprio... Ah, um, ammazzata Mani, sulle sì proprio così e ho sofferto di anoressia e quando arrivai però al, uh, in quella fase in cui non ero tutt'ossa ma uh, normo peso le persone venivano a dirmi eh vedi ora stai bene e io dicevo ma, ma che cacchio cosa io ora sto bene cioè mi vedi fisicamente più asciutta no, sicuramente o oh, che rientro all'interno dei canoni estetici della società e tutto però Uh, io non sto per niente bene, cioè io dentro io non mangiavo, cioè come potevo stare bene? E questa è una cosa cioè, che ho raccontato certo. spesso pure sul mio canale, io avevo gli ormoni impazziti, io cacciavo il latte dalle tette, cioè per dire, cioè, no, mamma. ho dovuto fare uh, esami di prolattina, ciclo scomparso, cioè tutte queste cose qua che comunque, insomma, e, e, e mi dava fastidio la superficialità del giudizio delle persone che si basavano soltanto sul, sull'apparenza, sull'occhio, sull no? quello che loro vedevano, quando poi invece scavando un po' dentro e non, non serve poi chissà che grande uh, azione, potevano capire che in effetti c'era un problema di fondo. E però ti posso certo. dire che quando io ero arrivata ad essere enormo peso. Ho iniziato stranamente e in modo molto sadico, anzi, manco sadico, forse masochista da parte mia, uh, vedere che comunque potevo comprare vestiti uh, alla lingerie che non potevo mettere prima. Ne compravo a bizzeffe eh, tutte queste cose qua e avevo sicuramente pure delle agevolazioni economiche da questo punto di vista venivo presa in considerazione cioè la mia parola veniva presa in considerazione molto di più di quando ero Verissimo. e dicevo io cavolo ma la mia mente e la mia persona io sono sempre la stessa anzi forse ero molto più sul pezzo quando magari anni fa Uh, non stavo fisicamente proprio al massimo, però comunque cioè, avevo un cervello che mi funzionava tantissimo rispetto ad ora che non mangio e quindi non riesco a portare avanti un discorso. Per dire no, però venivo sì. più accettata e questa cosa, ahimè, purtroppo uh, è qualcosa che non riesco ad accettare in questa società, non riesco ad accettare da parte di chi molto banalmente si sofferma su un giudizio superficiale, ancora ora, cioè ora che invece ho rimesso peso dall'epoca perché poi ho dovuto fare tutto un percorso di dieta rieducativa alimentare, eh, eccetera, eccetera, problemi, io soffro di ipotiroidismo, quindi in realtà tendo ad ingrassare, vabbè Tutte queste cose qua, poi, come ti dicevo, vecchi demoni a me non sono mai scomparsi, mai, ma nei momenti più fragili bussano alla porta, ti fanno capolino e gli dici, ok, come dobbiamo affrontare questa situazione? Ma però certo. magari ora ne sono più consapevole. E, um, però comunque vedere, d'altro canto, che ancora ora persone che ti vengono a dire, eh... Cetaceo a balena di merda e dico cazzo, mannaggia la miseria che, che parlo di queste cose e poi le subisco anche sul mio corpo, come ti dicevo, soprattutto ultimamente, vedere questa superficialità che proprio è imperante e che non si riesce a scardinare. Io vorrei più persone come te come uh, altre, altre no, magari... ma no, no, no ti bocche. giuro, guarda, è importante, è importante. Ta tra l'altro, quando ho annunciato la tua ospitata, tantissime persone mi hanno scritto, Anna, io la seguo, sono contentissima uh, di... Uh, oh, male, sì. e, io sono, e io sono rimasta contenta perché dicevo, è conosciuta e mi fa piacere perché vuol dire che allora il messaggio potrebbe passare mani in maniera più ampia. E quindi uh, mi piacerebbe spazzare via la superficialità la leggerezza deve esserci per carità di dio però non quando va a ledere la sensibilità altrui perché mh, poco troppo uh, molto spesso si tiene poco in considerazione eh, la, la fragilità di una persona la sensibilità di una persona e, è un modo anche, è vero, è vero eh, purtroppo è così tu almeno hai costruito un qualcosa che va verso questo versante perché comunque di sensibilità si parla. Anzi, tu ti metti a... Mudo. No, assolutamente. Sì, eh, allora diciamo che eh, parlare un po' delle, di quello che mi passa per la testa mi aiuta tanto e poi la cosa che mi piace è che riescono a rispecchiarci dentro. Le persone di diversissimo tipo quindi ti parlo di uomini donne eh, uomini sì. meno perché li so sul cazzo tutti uomini più vabbè, o meno vabbè perché dici così no? <ride> eh, no vabbè però c'è un'ampia parte che non mi sopporta però va bene io non sopporto loro non è che dici addio e... addio no no, no <ride> a me, no, a no, me tra no, le persone oddio, oh. che mi hanno contattato c'erano anche uomini eh Giuro. No, no, assolutamente, ma io ce li ho, ce li ho ragazzi che con messaggio che mi scrivono, mi dicono le loro opinioni, ce li ho. Però eh, ti dico così perché la maggior parte dei, dei commenti brutti li ricevo da uomini rispetto che da donne. Anzi, facciamo che un 90 su 100 sono eh. uomini che mi scrivono cattiverie sotto i, eh, le foto, e non voglio dire perché voglio fare tutto tutta un fascio. No, è una statistica che ho fatto ed è vero. Sì. Però rit ritornando al, al mio discorso. Il fatto è che tante persone, uomini donne, e donne e uomini di eh, diversa età, perché eh, io passo da, a parlare con la ragazzina di 14 anni alla donna di 60, idem il ragazzo di 18 con eh, il ragazzo che magari è più grande di me, che è una, una quarantina, 35, cioè sì. mi fa molto piacere. Questo significa che in qualche modo riesco a far arrivare il messaggio a, a tante generazioni, eh, uomo o donna, e soprattutto, e qua è la parte che eh, mi fa più contenta, a tutte le tipologie eh, di corpi, nel senso che Vero. io ti sto parlando del mio problema come ragazza grassa, ok? Nonostante questo... Una ragazza che ha sofferto di anoressia e che magari è ancora sotto peso, mi dice, so che il nostro eh, è un, un problema al polo opposto, ma io mi, rit mi ritrovo nelle tue parole. Cioè, per me questo è il raggiungimento di bello, perché vuol dire che riesco a parlare tutte le lingue, capito? Vero, vero, vero. Io non sono mai stata anoressica, quindi io non ti so dire come. Posso immaginare cosa, ci si cosa si prova, perché avendo avuto diversi subalimentari posso immaginare, ma non potrò mai veramente capire, no? Eh, non ho mai, mai provato, quindi. Però, però il fatto che loro riescano comunque a, a rispecchiarci per me è una cosa meravigliosa. Sono dinamiche dire che fine... diverse, però secondo me il percorso psicologico, la sofferenza c'è dietro e dentro è molto simile quindi sì. ecco perché comunque riescono a capire cioè comunque si tratta di o non accettare il proprio corpo o sentirsi sotto giudizio per il proprio corpo o magari un malumore scaturito per il corpo che uno veste tra virgolette così cioè comunque ehm, io so perché riescono a capirti Certo, vuoto, qua dice Angie: uh, Ci sta Angie uh, che dice: Il vuoto del dolore è il medesimo. E, yeah. e lei mh, sono ne parla delle bellissime parole. Sì, tra lei ne parla a ragion veduta. Quindi ti, ti, ci credo mh, tantissimo a quello che lei dice. E tu, invece, progetti per il futuro? Come stai ora? Uh, cosa ti ha allora. dato questo percorso sui social? Allora, progetti per il futuro, mm, nel senso, eh, ti dico proprio la verità: eh, io il lavoro che faccio adesso, ovvero la parte creativa, la grafica eh, per questa agenzia, soprattutto per. Allora, io sono follemente eh, diciamo innamorata del mio capo, perché è un ragazzo, un uomo eh, con cui io non ho mai avuto modo di avere a che fare prima, nel senso che è un, una tipologia di persona Veramente buona, a cui veramente raramente riesci a, a trovare, soprattutto se è il tuo capo, cioè che ti svegli la mattina col sorriso, sai, eh, la qualità della vita è, certo. è alta quando è così, no? Quindi a me certo. questo lavoro piace da morire. E io sono una persona in generale a cui per, per cui è molto importante il successo lavorativo. Quindi se io sono felice con il mio lavoro e ho una posizione lavorativa che mi piace io sono felice, okay. quindi per me quello è l'obiettivo, cioè il lavoro vero, tra, sì. le, tra sei le virgolette sei ambiziosa comunque cosa? sei ambiziosa sì, ambiziosa tantissimo. e ti dà sì, soddisfazione sì, sì, poi... questo sì, sì, poi mi sfido tantissimo guarda, quando ero a Londra eh, io sono stata due anni a Londra e sono andata lì per fare la fotografa perché io prima di tutta questa parte di, di, di scoprire il social, insomma, facevo la fotografa e la facevo mm. insieme a un ragazzo che ormai è un ex mio amico. Eh, okay. Insomma, siamo andati lì e lui e il suo fidanzato non volevano più starci e mi hanno mollata praticamente là da sola con la mia ex ragazza. Mm. E io mi sono trovata nella merda perché io non avevo mai lavorato prima se non per fare la fotografa. E però non volevo tornare in Italia e quindi ho trovato il primo lavoro. Il primo lavoro è stato fare la cameriera dentro un museo, mm. dentro il bar di un museo. E io in tre mesi sono diventata section leader e in otto ero team leader e mi gestivo a da faccia mia. In bar <ride> Ma perché io sono così, cioè io, se, tu, se tu mi dai, basta alle briciole, io devo prendermi tutto, sono, sì, sono proprio fatta così bravo. E, e poi ho capito che mi faceva cagare questo lavoro che lo stavo facendo solo perché mi ero sfidata ad arrivare, proprio, praticamente volevo arrivare al posto del proprietario di... no, <ride> Ma volevi conquistare tutto il museo, semmai sì. proprio, è mio Esattamente, esattamente, stavo preparando <ride> le armate per invadere <ride> e, e, e quindi son, niente, sono tornata in Italia. Però questo per dirti che per me, veramente eh, sono molto ambiziosa a livello lavorativo. Per me, il lavoro fa gran parte della mia felicità. Quindi quello è il mio progetto è continuare a lavorare eh, per l'agenzia la, per la quale lavoro. Fare questo, evolverlo sempre eh, perché comunque lavoriamo con i social, quindi è un lavoro che si evolverà ogni giorno sì. e mi piace tanto. L'altro progetto distaccato dai social è andare a vivere eh, con la mia ragazza, e che ci sto ascoltando tutto questo. Sta, fa il fantasma, ma è qua. Lo so, <ride> lo so, lo sappiamo. Sta la fidanzata vicino che non, non ho voluto partecipare, però noi la trascineremo prossimamente. <ride> e quindi andare a convivere insieme è sicuramente un altro Beh. grande progetto. E, e invece, per quanto riguarda i social, ti dico la verità: eh, sta andando un po' tutto. Eh, Così, anche questo un po' a braccio. Nei prossimi giorni eh, penso che lancerò una cosina. Eh, mm. non, non ti voglio fare spoiler perché la sto pensando ancora un po', però vorrei fare qualcosa per. Um aiutare in questo periodo soprattutto perché io abito in zona rossa eh. e quindi vorrei, vorrei aiutare un pochino eh, su Instagram questo nel mio piccolo su Instagram sì Spammate lo Insta ancora... vabbè lo stavano spammando già prima, però comunque spammate ah, ancora di più. <ride> quindi no spoiler. Grazie. No, no spoiler, però ci sto, ci sto lavorando su. E, e niente, però anche quello, cioè per me, in, re in realtà, eh, anche se magari non, non sembra più, però per me veramente quello è un diario. Poi, io ho eh, Allora, secondo me, la gente pensa che io sia un po' dissociata o comunque che abbia più personalità, e se lo pensa ha ragione, no no! Su i, i post sono mega po intellettuale, ti parlo delle cose sì. tutte pensierose, così. Poi le guardo le mie storie e vedo una pirla che fa la scema, ma perché io sono così, cioè io sono, sì. cerco di essere me stessa più che posso. E niente, quindi in realtà non ho grandi progetti con Talking to My Body. Se va bene, va bene, se non va bene, devo conquistare il mondo in qualche altra maniera. Ma assolutamente. Quindi in questi giorni ci sarà questa novità e eh, sì. quindi restiamo sintonizzati per vedere, per capire, anche se comunque hai parlato zona rossa, cose. Beh, non lo so, non vediamo. so che vediamo. Adesso, non so se tra domani, dopo, eh, mm. riesco a, a, a coppare bene. È una cosina piccolina in realtà, nulla di che. Vabbè. Eh, però voglio aiutare nel mio piccolo, ecco. Eh, sì, vabbè, già lo fai in realtà, eh? <ride> <Grazie>. <ride> Già lo, lo fai. E... Mh, quindi va bene, mh, verrà tutto da sé un po' come è nato il progetto. Così Avrai, Che cavolo ne so! No, io pensavo che il percorso su Frida proseguiva, no? Quindi si faceva comunque un aggiornamento. Sto spoilerando qualcosa, cioè, ci sarà tipo no. dopo un anno? No, ma per tua allora, scelta oppure... Forse. Eh... Ma, ma so mi vuoi raccontare mai. un po' come è successo questo incontro con Frida? Sei tu che ti sei sì. proposta loro? Perché sono. Allora, io già ho, ho intervistato delle ragazze che hanno partecipato a Frida e eh, quindi, bene o male, ah, okay. so come funziona, però nel tuo caso ero curiosa. Allora, eh, era appena tornata da Londra e io già le seguivo da un po' loro. Non sapevo, cioè, non sapevo cosa c'era dietro Frida, in generale, mi piaceva come pagina. Insomma, nelle sponsorizzazioni, nelle storie, eh, mi è parso che facevano casting. E io ho preso e ho scritto la mail della serie, figurate se mi inculano. E invece mi hanno, mi hanno inculato. <ride> e abbiamo fissato eh, un casting mm. dove però io non c'erano cioè, aspettative né da parte loro né da parte mia sono andata lì per farci una chiacchiera insomma parlando è stato fuori che io eh, avrei dovuto affrontare il percorso di bypass, cioè del, del, dell'operazione sì. e, e loro mi hanno detto no, oh, fantastico, vorremmo raccontarti Bello. cioè raccontarti raccontare te eh, agli altri questa esperienza e ho detto va bene perché come ti dicevo io faccio sì. le cose senza pensarci due volte <ride> eh, della serie ci buttiamo io dico buttiamoci e sono l'amica quella che ti fa fare le cazzate così uh -huh. bene, bene, capire. bene. <ride> bene. Okay. E, e niente, quindi poi abbiamo costruito, ma ci siamo viste parecchie volte eh, io e l'autrice. Con cui io, tra l'altro, mi sento dopo un anno che abbiamo girato e mi sento ancora, perché alla fine eh, lei sa parti di me veramente intime, no? Perché poi cose abbiamo scelto di non raccontarle, eh, perché io ci tengo tanto, cioè eh, io parlo tantissimo di me. Però ovviamente ho omesso delle cose che per me non sono ancora superate o comunque che non voglio rivelare tra virgolette perché sono private Ci sta. e quindi abbiamo deciso insieme anche tramite la mia psicologa eh, di cosa parlare e cosa non parlare per tutelarmi giustamente, quindi lei sa veramente tanto di me e quindi si è creato un legame incredibile, eh. no? Ad esempio qua adesso vorrei lanciare una freccia a favore di Frida, ma mi vinceranno le pietre. Però voglio dire una cosa: che Frida non è una persona sola. Frida ci lavora tantissime persone, tantissimi esseri umani che sono veramente carini. Cioè, eh, sono. Poi ovviamente quello che fanno a livello di marketing è discutibile o meno, un po' piacere o meno, sono d'accordo. Però ci sono tante persone che in realtà hanno un sacco di talento là dentro, come ad esempio l'attrice che ha girato il mio nei documentario capito? Sì. Eh, niente, tutto qua. Eh, allora, bene. io, io non, so... non è che nutro grandissima stima di Frida in realtà, non lo so, né come lo so? Lo so. Mh... Però, infatti, l'unica. Cioè, la, la cosa che ho detto. E allora, quando uscì il tuo documentario, diciamo che io lo chiamo documentario perché comunque documenta una fase sì, della è un tua. Vita. È un documentario, sì, documentario. Sì, sì, chiamarlo così. E uh, mi ritrovavo a casa del mio ex ragazzo in live, dovevo andare in seconda serata e dissi: ah bene, allora mo adesso ce lo uh, seguiamo tutto, vediamo un attimo. Però, poi in realtà non mi sono sentita di portarlo in live perché lo volevo. Vedere da sola perché sicuramente mm. suscitava in me delle emozioni. Così ero un mm. po' scettica, ti sono onesta. Era un po' scettica, soprattutto dopo il servizio scandaloso sul sex working di Frida. E infatti ah, sì, avevo, sì, sì. avevo invitato appunto le ragazze che avevano partecipato a, quel, a quella puntata uh, in live e ne abbiamo parlato. E, e anche loro mi avevano raccontato invece delle dinamiche. Un po' giusto diverse rispetto a come le hai raccontate tu Però quello che dico io è normale Cioè essendo un cast, un per, cioè comunque un progetto È normale che puoi beccare tanto persone competenti Con una certa empatia eccetera eccetera Tanto puoi incontrare invece una, delle persone Che badano soltanto al prodotto, al lavoro E quindi magari ti possono trattare non in maniera non propriamente sono, umana. Sono d'accordo, sono d'accordo. Eh. Guarda, io ti dico la verità, la mia esperienza è molto positiva con loro, cioè non ti posso mentire. Eh. Eh, mi rendo conto, però cioè, siccome sono una persona molto aperta e per me non esiste il bianco e il nero, e sono tra l'altro anche pronta se argomentato come si deve, e infatti a me piace tantissimo leggere i tuoi commenti, eh, ad esempio quando è successo, tutti i vari casini che a volte riporti e io sì. seguo molto, molto, tipo, <ride> sì, popcorn! No, oddio! Però, cioè, se io, io, sono di un parere, che secondo me è giusto essere in disaccordo quando non si pensa la stessa cosa. E fino a qua, secondo stessa me. Cosa. Tutto liscio. Poi... Si va a superare la soglia della parte sbagliata quando si argomenta questa cosa attaccando e insultando. Quando invece si riporta la propria opinione discordante da quello che si dice, ma in maniera educata, intelligente, cioè, fa anche di te una persona di alto livello, secondo me, che riesce a esprimersi senza attaccare. Io comunque ti sto dicendo quello che penso perché giusto. sono un essere pensante, è giustissimo. Così. giustissimo. Quindi io ti, io ti dico, ho letto. Cioè, perché per me, quando la gente ha cominciato a insultare Frida, per me è stato un fulmine a ciel sereno. Perché io l'ho sempre vista questa pagina in maniera super positiva. Cioè, ti dico la verità, non mi ero posta delle domande per mm. niente. Mm. Poi ho cominciato a leggere dei commenti, no? Leggere commenti, video, perché poi sono estremamente curiosa e mi sono mm. fatta la mia idea. E ti dico, è per questo che io ti dico. Tu ce la puoi avere con Freda, ti può fare schifo Freda, per l'amor di Dio, ma certo, puoi pensare che i suoi contenuti eh, siano, non siano congrui, nel senso che eh, avevo letto un commento, eh sì, parli eh, dei bambini sottopagati in Afghanistan e poi pubblichi la pubblicità di Adidas, Adidas cioè, sì. questa era una cosa che avevo letto, no? Sì. Però io che ci ho lavorato con loro, eh, ti dico che dietro ci sono... Degli esseri umani, cioè ci sono persone vere che fanno ognuno un pezzettino e le persone che hanno fatto il mio un pezzettino sono state fantastiche. Sì, 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 ma guarda, in realtà alcuni commenti, anche eh, potremmo dire provocazioni, servono appunto a far riflettere anche chi ci sta dietro, Frida, e magari. Riuscire un attimo a far capire che vi sono delle pecche, delle incongruenze, una sorta di ipocrisia. Per quanto mi riguarda, Frida eh, fa parte di quel femminismo rosa, molto free, leggero, così no? Che non toglie e non nuoce a nessuno. Va. E eh, rispetto ad altri tipi di femminismo da social che, come ti dicevo, si uh, posizionano in maniera imperante, dottrinale, dogmatica, eh, quelli sì che possono essere lesivi, soprattutto perché uh, uh, dettano leggi, regole da rispettare. Esatto, diciamo così è che Frida fastidio. è innocuo. Bah, eh, esatto, e innocuo di Veriala sotto. Che sinceramente non capisco, perché ci sono tante tante pagine invece che veramente sarebbe andare lì a dire Oh, ero i coglioni, ci ha capito cosa voglio sì. dirti. Sì, perché, sì, sì, sì. allora io ti dico: no? se tu mi chiedi Sara, sei femminista, io ti dico sì, ma a modo mio. Nel senso che io è come per me è la stessa cosa con la religione. Se tu mi dici Sara, credi in qualcosa, ti dico sì, ma non sono cristiano, non sono induista, Cioè, ho le mie convinzioni, certo. ok? Eh, e secondo me dovrebbe essere per tutti così, cioè se tu vuoi parlare del femminismo, vuoi parlare di quello che vuoi, del body positive, non dovresti mettere leggi, dovresti dare più spiegazioni, se proprio, cioè eh. parlare proprio a livello... Personale per far capire alle persone come, mm. come sta andando il mondo. Capisci? A volte parlandone pure in maniera personale, comunque si dettano leggi, e quelle sì, spiegazioni no, che tu cerchi quelle. in realtà sono leggi, cioè sono regole. Grazie Maple per il ride. E, uh, quindi, uh, sì, diciamo che. Um, a me piacerebbe molto di più un'apertura lì dove in realtà si parla di inclusi inclusività, ma c'è una chiusura immensa. Si alzano muri con delle prescrizioni. È vero, è vero. E... Sono super d'accordo con te. Non è il tipo di femminismo a cui io mi rivolgo e che guardo. Uh, ritornando su Frida, sì, beh, uh, contenuti discutibili, ok, un body positivity e perché mettiamo tutte donne? Una cosa che mi viene da pensare. Uh, però ok, cioè nel senso. Sì, a parte il post carino col disegnino, è tutto. È che poi, però sul, sul fatto delle donne. Su alcuni, adesso, video, su, eh... su alcuni video invece. Frida, no, cioè que quello vabbè. del sex working mi ha indignata totalmente. Però. Vabbè. Quello l'ho visto pezzettini a me non è, è conosciuto consiglio? invece. Eh, e, e non sono andata avanti, perché è una cosa che proprio mi ha dato fastidio. Eh, mi pare che lei ci fosse nel, nel video del sex working ed era praticamente Miss Amanda. La storia. Scusami, Miss Amanda. BDSM eh, non, mi, non mi ricordo come, come si chiama la ragazza, però parlava di, parlava lei del fatto del suo essere dominatrice. Sì, 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 Miss Amanda la conosco. Eh, non non sì. mi ha fatto impazzire quello, ad esempio, infatti, a me. Infatti, ne ho parlato con lei e ho detto: Che cazzo, hai detto! <ride> Eh, tipo oh, donna dominatrice matrona ehm, a tutti i costi no, perché dai, deve esserci una superiorità Non dire queste cose, però Secondo poi, me... poi lei. lei eh, allora io l'ho bacchettata, devo essere onesta. Devo essere onesta, magari qualche volta magari la rinvito. Perché già per la prima partecipazione sul video del sex working, lei non era rimasta proprio contentissima, ma pure dal trattamento e tutto, eccetera, eccetera. Uh, dopodiché ci fu una shitstorm su quel video non tanto sulle persone mm -hmm. più che altro su un'altra uh, donna che era la Terragni che è una femminista radicale uh, per alcune cose mm -hmm. dette e io per questo ti invito di, ma a vederlo quel video uh, e uh, mh, questa ragazza mi sta manda e ha detto io quasi a pentirsi della partecipazione a Frida Dopodiché, dopo oh, wow. mesi, mi contatta e mi dice: ehm, Mi dice guarda, in realtà io sono stata ricontattata da Frida per parlare appunto del mio tipo di sex working, BDSM, fetish, domination, eccetera, eccetera. Mm. Ok, però bisognava andarci coi piedi di piombo. Lei ha espresso sì. quelle cose e. Anche durante il montaggio si sa, a volte si estrapolano dei concetti e si altera il contenuto di quello che si voleva dire nella totalità. E... Però effettivamente quelle erano frasi di senso compiuto, quindi quanto hai potuto tagliuzzare ed editare il video per far dire quelle cose a quella persona? Eh no, cioè quelle cose tu le hai espresse e devi prendere pure la responsabilità di quello che dici. Eh... Lei si sì, ha subito una shitstorm da questo punto di vista, però in privato mi ha detto che non, si era, riusci non era riuscita ad esprimersi come voleva. E quindi <ride> questa è la verità. Sara è rimasta bloccata? Io credevo che stavo parlando. Con... Uh, ma si viene pagate per comparsate da Frida? Dice a Zalina, sai, non credo. Non penso, non credo. Mm, adesso magari lo chiediamo a Sara, però non penso proprio. Quella ragazza. Uh, eccola. Vuoi partecipare, a Azza a Frida? <ride> eh, oh, Sara. Ci Sono di nuovo. Mi senti? Sì, è nata sì. la connessione internet. Ma figurati, non ti preoccupare, tanto era in chiusura, io ti volevo far salutare. Eh, quindi, sì, ah, ho fatto tutto un, un discorso, però allora magari ti, ti spiegherò. Qua c'è Azzalina, che è un'altra streamer, che ci chiede: ma si viene pagate per comparsate da Frida? No, io non sono stata pagata. Perché il mio era un editoriale. Ok, e... no, ok, c'era questa curiosità. Sì, io sapevo che non si veniva pagato quindi poi non lo so, forse dipende da caso a caso. Comunque, niente, ti dicevo. Per... Ma non lo so, no, no, non tutti perché dipende. Perché se tu fai, dipende. io penso che sia così. Se tu fai un video per un brand, per dirti, non so, Adidas, penso che la ragazza venga pagata. Nel mio caso eh, certo. era un editoriale, certo. No, io da, vabbè, non lo so se lo posso dire, Aza, comunque no, in realtà lo posso dire perché l'hanno detto pubblicamente eh, anche in live da me le ragazze che hanno partecipato al video del sex sul sex working hanno detto che comunque tipo, eh, c'era stato un rinfresco, così e questo, questo è quanto. Uh, uh, biglietti del treno. Vabbè, uh, però dall'altro dall canto lo sai, cioè nel senso. Eh, cioè, eh... tu dai il senso a partecipare sapendo che comunque non è eh, che sì, vieni pagata, firmi, eh, firmi eh. che tu stai dando la tua immagine, la tua storia a, a titolo gratuito. Quindi, se poi ti lamenti dopo, scusami, però cioè, nel cioè eh. o leggi il contratto esatto. No. esatto, esatto. No, vabbè, io quello che ti volevo dire. Io non lo so se tu hai sentito è che comunque uh, Amanda aveva detto poi che si era espressa male in quell'occasione, perché io dissi l'editing mm, ah, okay. fino ad un certo punto. Perché lei diceva, vabbè, certo. forse in fase di editing, no, perché erano frasi di senso compiuto e quindi comunque però, quello che. Scusami se ti interrompo. No Per esempio, vai. io il documentario l'ho visto un mese prima che uscisse, eh? E secondo. non so se lei l'hanno fatto vedere prima. Talking però to my body produco... sbugiarda missa, sono... ma no scherzo. No, è la verità, è la verità. No, ho detto sbugiato. No, perché c'hai ragione. No? Tu uh, dici, io il contenuto lo vedo un mese prima. Se non mi sta bene come l'hanno montato, eh, ti chiedo scusami, di. scusami, cioè, alla fine è vero che io ti ho firmato il contratto, che ti sto vendendo la mia immagine, però capisci che io ho ancora il diritto sulla mia su quello che stiamo facendo, capito? Quindi, se a me non piace qualcosa, io te lo dico eh. io adesso non, io non so assolutamente se l'hai visto prima o no non lo so non lo so lo, glielo chiederò comunque però se fosse però... se fosse sì vabbè adesso dissing no 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 per carità <ride> no per carità uh, talking to my body Miss manda a frida per un nuovo speciale <ride> Ti immagino, ridere. bellissimo. E, um, poi avremo una comparsata pure io e Azza, Azza che si uh, lamenterà. Che manco o oh, pagare un gettone presenza, come ha detto lei. Vabbè, comunque niente, esiste un contratto prima quindi lo sai eh, che non avrai un. Eh diciamo così verrai pagato eh sì sì tu proprio firmi c'è scritto eh. che a titolo gratuito dai l'immagine e la tua voce che loro la possono usare cioè il contratto è anche di quattro pagine a me è una eh. cosa che mi hanno insegnato i 18 anni è qualsiasi cosa firmi devi leggerla sì sì e ho sì. queste parole nella testa così quindi io leggo tutto e anche quindi perché quando apparata, ti ho chiesto devo... dopo un anno non ci sarà un Uh, non ci sarà un, un eh, perché non un mi hanno viaggio. proposto niente, niente. No, e ti dispiace, no, lo troppo... faresti? Sì, lo farei volentieri, devo dirti la verità perché a me è stata un'esperienza che mi è piaciuta tantissimo e poi so, lo, lo, però, però lo rifarei con la mia autrice, certo. cioè, con l'autrice del documentario di prima. Mi sembra poi e... ovvio. Percorso fatto con lei, anche? Cioè, anche eh, quello è però. Sì, no, poi vabbè, noi abbiamo un bellissimo ormai rapporto, quindi mi piacerebbe farlo con lei. E lo rifarei volentieri, però non, non mi purtroppo non mi hanno detto niente. Eh, spero che, in realtà mi piacerebbe far vedere il dopo, ma non per dire ah guarda come sono figa, ho perso 60 kg. No, non è eh, la conclusione di un per percorso Per andata. E poi come effettivamente eh. è andata, no? Perché io prima di operarmi in bypass, eh, io cercavo su internet qualsiasi cosa, ci cioè volevo vedere le esperienze, il prima e il dopo, eh, come cosa hanno fatto, cosa non hanno fatto, quindi secondo me vedere l'esperienza dopo TOT era interessante, però... Sì. A quanto pare non abbastanza. Ma tu gliel'hai <ride> proposto? No, non no, no, gliel'ho chiesto perché devo dire Tu mi vedi così super, eh, però in realtà mi vergogno un sacco perché non voglio fare. Allora, la facciamo una appello a Frida. Noi vogliamo vedere il prosieguo, scusatemi. Un anno dopo, per favore, eh, eh, ma davvero? Eh, quindi, no, eh, ti, ti giuro. E eh, per concludere quello che stavo dicendo io, poi ti, ti lascio andare. Prima uh, volevo dire per concludere quello che ti stavo dicendo, via. Pensa un po' alla dislessia a volte. Eh, um, eh, il tuo documentario è stato uno dei contenuti migliori di Frida di questa, Forse il contenuto Grazie. migliore, è il contenuto migliore. Grazie. Uh, quindi quello più interessante secondo me dovrebbero puntare. Uh, se ti pagano, sì, scrive Azzalina. No, in realtà lei lo farebbe <ride> con piacere anche. Senza... Sì, 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 ma io non sono per niente attaccata a soldi, anzi, e questa è una, una cosa brutta. Perché io ad esempio non, sono, non so non so chiederli. Cioè, se io do una tua. Mh, se io do la mia prestazione per dirti, ok? E poi so che tu mi devi pagare con un bonifico. Oddio, io per chiederlo mi viene le palpitazioni. Non sono in grado di chiedere soldi, quindi mm. morirò povera. Però felice. <ride> però felice, questo è l'importante. Blu, grazie mille per la sub. Va bene, Sara, a me è fatto piacere tantissimo parlare con te finalmente, dopo mesi, era Anche più o me, meno verso da giugno. Tipo. Era da giugno che ti volevo. Sono le nove. Ti ringrazio proprio un sacco, poi magari grazie ci si riorganizza per parlare pure di altro, eh? non è un problema. Assolutamente sì. Tanto la Assolutamente favela non è che ci sì. manca. E invidiamo molto il no. Va bene, va bene. Va chi bene. Ci sta ancora guardando, ciao Bella. ciao, Non è un ciao. fantasmino, ma sta lì, e, è, um, qua, è qua, e qua. Giorgia, sì. ti ringrazio tanto. Ti auguro una buona serata. Mi raccomando anche grazie, per grazie questa quarantena. In bocca al lupo, eh, E crepi, Qui mille. ti salutano tutti. <ride> grazie, e, ciao a tutti. grazie per no, Un salutato. bacio, Sara. Ciao, grazie mille ciao, ancora. Ciao, ciao, ciao. Buona serata. Ciao. Fatemi vedere Oddio, ho mosso il ditino uh, Ecco, madonna mia, quanto è bella Sara Quanto mi piace, quanto mi piace parlare con lei Giuro, è qualcosa di... Che poi, tipo in privato, ce l'avamo detti uh, Ma... Tipo, quando, quando è che mi invita Anna in live? Io dicevo, però io vorrei invitarla, ma non mi sento all'altezza. E invece no. Uh, e spero di conoscerla presto, eh, perché è una ragazza d'oro. Davvero. Proprio una bravissima ragazza. Allora, prima avevo letto il commento: c'era cioè Zalina, mentre stavo chiudendo, proprio l'ho intravisto. Così, uh, dove do sta? Dove sta? No, no, ovviamente non si fa per i soldi, per è ignobile che loro fanno soldi con la tua storia, però tu devi accettare tutto in postumo da sola e senza, man senza manco il rimborso. Tipo loro ti dicono, questo è il contratto, non ti paghiamo, noi ci guadagniamo. A te sta bene? È lì. Sì, no. Uh, Sara, se ci sei, ho visto che mi hai scritto su WhatsApp, grazie mille ancora. Grazie, grazie, grazie. Uh, ragazzi, io. Non lo so, io per esempio, dopo non avrei un cavolo da fare, sono onesta. Domani sera sì, sabato sì. Uh, quindi, boh, è probabile che verso le 22:30-23 starti una live. Salvo cambiamenti, non lo so, cose che escono, uh, non avrei impegni particolari. È possibile, come dice Galua is possible, yes, live in tarda serata is possible, forse, forse, quindi puntatina di blu notte, <ride> ma vediamo un attimo, anche se comunque domani mi devo alzare presto e devo andare dall'ortopedico, speriamo che mi tog toglie macigno che non ce la faccio più, non ce la faccio più, e CS20 soprattutto. Ma ne eh, lo so, Angie, purtroppo sì, purtroppo sì. Eh, speriamo che mi, mi, mi toglie sto soggetto, io ho la doccia gessata e che... A parte mi devi togliere un altro punto... Riesca poi ad avere un po' di mobilità col polso perché non ce la faccio più. Omnia, grazie mille per la sub. Grazie mille, ragazzi. Grazie mille a tutti quelli che si sono sabbati. Prima uh, ciao, Azza. Azza, prima o poi ci sentiamo. Eh, T'acchiappo. Uh, ti devo scrivere. Buona serata, pure a te. Uh, e, cioè Vorrei tanto avere un, un po' di mobilità al polso. Uh, che davvero tipo sto lì, lì quasi a sentirmelo scrocchiare Ma non mi scrocchia, vabbè Vabbè, vediamo un attimo a chi fare il ride Ovviamente la dirà ora Ovvio, ovvio Vediamo un po' chi ci sta Oddio Ma poi vado in seconda serata, no? Ma che mi metto a fare? Sì, volentieri ama, bye bye a tutti, Mua, ciao, <ride> ciao ama. Ehm, vediamo, vediamo, seconda serata, ma che cosa possiamo vedere? Cioè, un film dal, dalla mia postazione lettino, cioè dal, dal mio letto, troppo intima questa situazione. Ehm, Manco un gioco posso fare, cioè sto, 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 sto macinio c'ho... Cioè chi caccia ci sta? Chi c'è? Chi c'è? Uh, ma perché Azzalina sta in live? No, Azzalina non è andata ora? Scusate. So, so, so. Sono io? Non c'è in live. Scusate. Cosa state dicendo? Non sta in live. No, sap sapete chi c'è? Ci sta Ergosia Deb. L'altra volta mi ha fatto il ride, e infatti, uh, e ora glielo ricambio. Primo, primo ride a Deb. Mamma mia, guardate come sto laggando. Guarda. Ciao miseria <ride> Io quando parlo di ride, secondo me dovre dovrebbero farlo gli editor Perché altrimenti... Zabe ciao Ale scusami se non ti ho salutato né niente Ma non volevo inter interrompere il discorso di Sara eh, Sì lo voglio fare ad Ergosia A lei, a lei Ale tutto a posto? Ieri uh, live stupenda Ale ma davvero bella, bella. Poi prima mi sono sentita con Nisha e bellissimi i capelli. Oh, grazie, grazie. Lo faccio io, il ride? E eh, voglio vedere, vai a ah, Galua. Vediamo, vediamo. Andiamo da, da Ergosia. Chi, chi fa? Prima io o prima tu? Vediamo un attimo. Va. Oh, grande Galua. Mamma mia, ma che efficienza. Mamma mia, andiamo a salutare Deb Ergosia, ovvero uh, Deb che qualcuno la conoscerà, è la ragazza di Abicocca. Ha iniziato a streamare da poco qui su Twitch e uh, sono molto contenta di tutto questo perché dissi io a lei: Ma perché non ti metti a fare le live? E lei disse: Ma secondo te. Posso essere in grado di farle? Ma certo! E quindi uh, sono curiosissima di quello che porta. Quindi andiamo a lasciarle un salutino. Vabbè, ragà, uh, nel caso vi avverto su Instagram: seguitemi su Instagram, punto esclamativo Instagram. Vi esce il mio link perché lì vi aggiorno sempre sugli ospiti, gli orari, format, eccetera, eccetera, anche altro. Mi iscleri, insomma. E, uh, quindi vi avverto lì: Red Lilium-Basso. E per la live di dopo, oppure ci vediamo tranquillamente domani alle 19.30. Ok? Un bacione, ragazzi! Salutiamo Deb e passate una buona serata. A dopo o a domani! Un bacio!